Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo Retro Arcade, soprattutto Restauro Arcade, riguardante il bundle che ci siamo fermati momentaneamente. Quest'oggi è arrivata la prima scheda, però ho notato un piccolo problema che prima bisogna risolvere ed è quello da installare sul nostro sistema. I pulsanti di start sono il nostro problema. Infatti abbiamo installato i pulsanti, però va in conflitto con altri pulsanti sulla nostra pulsantiera superiore. Quindi di conseguenza il nostro mobiletto non si vuole chiudere. Per non rifare tutto volevo utilizzare questi pulsanti. I pulsanti cinesi sono praticamente molto più piccoli, molto più maneggevoli in questo caso per l'utilizzo di una semplice modifica, e utilizzeremo un trapano per andare a pulire il tutto e aumentare un secondo il buco in maniera manuale. Quindi iniziamo. E dopo circa 3 minuti proprio di lavoro velocissimo, anche perché è stato veramente veloce andare a mettere questi tasti, come vedete ora si chiude perfettamente, non ci sono più problemi riguardante l'installazione di pulsanti, soprattutto perché questi sono molto più piccoli e non vanno più a toccare con il nostro sistema di joypad, quindi è veramente perfetto. Ora, una volta che abbiamo fatto tutto ciò, saremo pronti per continuare, quindi direi di passare al cablaggio. Ok, l'abbiamo finito ora. Come vedete abbiamo fatto due buchi, uno qui e uno qui, che sarà quelli che mi sono dimenticato prima, che era l'HDMI, che andrà inserita qua, poi verrà tutto oscurato in modo che non sembri appunto ci sia questo enorme buco, ma esce solo l'HDMI. E da questo lato l'alimentazione 220 volt, perché useremo un alimentatore di un computer universale che ormai c'ho lì, che prende polvere, stabilizzato e che tira fuori 3 A, perfetti per i 5 volt del nostro sistema Raspberry, e il 12 volt che verrà utilizzato per l'insegna invece a LED, che è proprio quella sopra. Poi abbiamo già tirato i primi cavi di prova vedendo se andava benissimo, e come vedete va perfettamente, calza al pennello. Ora dobbiamo aspettare solo che la vernice asciughi e poi siamo pronti per continuare, perché di qua è ancora, come vedete, fresca.